Oggi parlerò prevalentemente del perché è importante che gli adulti ascoltino con attenzione i segnali che possono arrivare dal bambino, segnali di possibile disagio, appunto l'importanza di questa attenzione da parte dell'adulto e di quelle che potrebbero essere le conseguenze per il bambino nel caso in cui i suoi segnali non dovessero essere ascoltati e non dovessero trovare accoglimento da parte del genitore. Con una breve riflessione finale poi sul ruolo dello psicologo, cioè lo psicologo come può aiutare il bambino, ma anche i suoi genitori a fare questo, quindi ad avere un'attenzione particolare verso questi segnali e quale può essere il modo migliore per rispondere ai bisogni, ai disagi, alle curiosità anche dei loro bambini.